fatto? Ehi! Sal ti ha trovata, va via! Che aspetti, vattene! Avanti, sbrighiamoci! Dobbiamo andarcene subito! Va bene! Non affaticarti troppo, G16, ormai ti resta poco da vivere. Goditi gli ultimi istanti. In ogni caso mi aiuterà Vegeta a completare la trasformazione, quindi tanto vale che ti levi subito di mezzo. E adesso lasciatemi mangiare in santa pace. È tanto che aspetto di gustarmi questo bocconcino prima. Sta zitto, io so quel che faccio. Non voglio che ti mischi in affari che non ti riguardano. Cerca di ficcartelo bene in testa. La vedo un po' grigia. Allora, Cell, si può sapere quanto ci metti? Non ho tempo da perdere, quindi cerca di dargli una mossa. Trunks, dovresti sapere a che livello è arrivata la mia potenza ora che ho superato il limite del Super Saiyan. Non voglio che ti mischi in affari che non ti riguardano, cerca di ficcartelo bene in testa. Stai sbagliando, papà! Non lasciare che completi la trasformazione! Che cosa accadrà se diventa più potente di noi? Non hai pensato a questo? Tu mi deludi, Trunks. Non ti interessa sapere di cosa è capace il nostro avversario? No, papà. Non me ne importa proprio niente. Non lascerò il destino della Terra nelle mani di un folle. Non permetterò a quel mostro di realizzare il suo piano. Anche a costo di battermi contro di te, papà! Puoi batterti con me. Ah, non dire sciocchezze. Se scommetto che non avresti mai il coraggio di attaccare tua madre. La pagherai, Vegeta. Giuro che la pagherai. Avanti, fatti sotto e combatti. Ne sei proprio convinto. No, papà, ti prego. Allora, Cell, si può sapere quanto ci metti? Non ho tempo da perdere, quindi cerca di darti una mossa. No, papà, ti prego. Allora, Cell, si può sapere quanto ci metti? Non ho tempo da perdere, quindi cerca di darti una mossa. È un bel po' di tempo che non ci vediamo, signorina. No, non farlo! Che aspetti, vattene! Si mette male. Mm?
mai vissuto un'esperienza così sconvolgente. Non mi lascia nemmeno il tempo di sentire alcun dolore. È troppo potente e veloce, non c'è niente da fare. Sottivolo! È fortunato il vostro piccolo amico a essere stato il primo a sperimentare la mia nuova forza. Ti scongiuro, torna in te. Mi senti, Krillin? Devi mangiare il fagiolo di Balzar, ti farà bene. Ti prego, fa uno sforzo, Krillin. Trella ha completato la trasformazione. Ma com'è possibile? Perché Krillin non ha usato il telecomando che ho costruito per disattivare il C-18? Ha pensato bene di calpestarlo il tuo telecomando. Cosa? Non può essere mai impazzito! Non c'è più scampo. Chi potrà fermarlo? Che vuoi fare, papà?